Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Vado a recensire in questo momento insieme a voi un accessorio che magari ad alcuni non interesserà, perché si tratta di un accessorio per la pesca, in particolare un Boga Grip. Prima di recensire questo prodotto vi invito ad iscrivervi sul canale Telegram Offertoni, ma soprattutto di seguire la pagina Instagram Offertoni, perché pubblico ogni giorno insieme al mio team offerte, codici sconto e prossimamente ci sarà anche un giveaway. Quindi iscrivetevi tutti, e tra l'altro questo Boga Grip l'ho trovato scontato e l'ho segnalato anche alla community tempo fa. Il prezzo attuale è attorno ai 19 euro, quando l'avevo comprato in offerta il prezzo si aggirava attorno ai 14 euro. È un Boga che andiamo ad aprire insieme in questo momento adesso, perché non l'ho ancora aperto. Arriva, come vedete, all'interno di questo cartone. Dietro c'è anche il codice per appunto risalire, immagino, all'azienda. Ma andiamo subito appunto ad aprirlo insieme. Tutto a sua volta confezionato in queste bustine di plastica trasparente. Vediamo se c'è qualcosa. Niente foglietto delle istruzioni, ma è abbastanza intuitivo cosa c'è all'interno. Allora, se mi ricordo bene, all'interno ci dovrebbero essere due pinze. Vediamo. Questa è la prima. L'altra dov'è? Allora, un attimo che vado in contemporanea con voi a leggere su internet. Rieccomi qui, ho controllato, effettivamente la seconda immagine è un po' fuorviante, perché si vede una forbice grande, una piccola, è una forbice, una pinza, e quindi diciamo che sembra che ci siano alla fine tre oggetti all'interno, la pinza grande e quella piccola. In verità è la stessa, soltanto che quella d'immagine ridotta mostra la misura della pinza aperta, 4,13 inch, e mentre poi la foto più grande a destra mostra invece la misura da chiusa. Andiamo insieme a misurare comunque il Boga e anche la pinza. Misure, regalo alla mano, abbiamo 4,5 di larghezza da chiusa, mentre una lunghezza della pinza di circa 16 centimetri. Vabbè, la larghezza sarà 1,5 cm esatto. E abbiamo poi questa cordicella di gomma che a spirale, che serve appunto per quando andate, non so, a pescare magari in barca, evita che vi cade dentro il fiume, dentro il lago o dentro il mare, quindi è molto utile. Viene collegata direttamente qua. Apertura a molla, quindi in teoria si deve sbloccare qui. Vado a zoomare un attimo. È la prima volta che apro il prodotto, quindi sto aprendo insieme a voi. Ecco qua, comoda questa levetta, non è molto fluido, quindi c'è un po' di resistenza e va benissimo, come vedete, perché c'è la molla e vi permette di stringere i piombi. E se non sbaglio qua, sì, effettivamente qua funge anche da forbice per tagliare ad esempio il filo. Non ho filo sotto mano, però dovrebbe effettivamente tagliare, perché è abbastanza affilato. Per essere precisi andiamo a misurare anche la cordicella, che poi è estendibile, ovviamente misura all'incirca 16 cm, e mi sono dimenticato di misurare l'apertura della pinza, che è di, vediamo, all'incirca 9 e mezzo. Perfetto, si chiude ovviamente sempre schiacciando qua, spostando la levettina. Ma arriviamo al Boga. È un Boga molto particolare, perché adesso lo vediamo insieme, non vi spoilerò niente. Abbiamo 24 cm di lunghezza, diametro di 3,5 cm. Prime impressioni: a freddo, meglio a caldo. Allora, questa parte qua parto col dire che è spugnosa, ma non morbida, quindi al di sotto c'è ovviamente il ferro, c'è l'inox, c'è un bel grip, quindi non è gommata, ma c'è comunque un bel grip. Qua c'è anche la cordicella per immagino comunque attaccare, non so, ad uno zaino o al passante della cintura il Boga.
Vediamo se qua si può svitare. O cosa serve. Sto provando anch'io con voi. No, questo non serve a nulla. E la parte davanti appunto presenta quella che è poi la pinza per andare a diciamo a francare, a prendere il pesce. Vediamo un attimo come si fa per aprire qua. Semplicemente si tira questa parte in basso e una volta che il pesce qua si rilascia. La presa è bella stretta, quindi il pesce non vi scappa di sicuro. Vi faccio vedere l'apertura massima. Un'apertura massima di circa 2 centimetri, quindi il labbro del pesce penso sia più grosso di 2 centimetri, o meno che abbiate preso un pesce veramente enorme, la balena. E comunque qua è una cosa che appunto vi volevo dire che mi piace molto, è che c'è in alto questo metro estraibile. Quindi voi se avete il pesce, avete appunto il pesce qua attaccato, potete semplicemente allungare questo metro, che è bianco ed è plastificato, anzi come materiale più che plastificato sembra proprio disegnato su una parte metallica. Arriva 90 centimetri, sì, un metro di lunghezza. Quindi indipendentemente dalla lunghezza del pesce potete poi fermarvi e rimisurare da dove siete arrivati. Vediamo se si può stoppare in qualche modo. Sto guardando con voi insieme. No, una volta che si molla ritorna appunto, quindi non c'è la modalità di stoppare. Qui è una parte in gomma che non c'entra niente. Sto guardando anche qua, ma appunto non si può fare niente. Un'altra cosa che è appunto molto utile di questo box è che quando andate a prendere il pesce, appunto una volta che tirate in giù e lo attaccate, facciamo finta che questo sia il pesce, una volta che l'avete attaccato potete semplicemente misurare il peso del pesce andando a guardare appunto qua, zoom un attimo, il rispettivo peso. Siccome questa video recensione deve essere più schietta possibile, più chiara possibile, andiamo a vedere se effettivamente è preciso o meno questo bog, quindi se vale la pena di comprarlo o no. Ho messo 3 kg di farina, quindi non c'è alcun dubbio sul peso, 3 kg di farina precisa all'interno di questo sacchetto di plastica trasparente che non peserà veramente niente, e quindi sono andato ad attaccare all'estremo del boga il sacchetto. Come vedete adesso segna su 0, 15 kg che vedete sotto indica semplicemente il peso massimo che riesce a sollevare, a pesare, e adesso andremo a sollevare il boga e vediamo se è effettivamente preciso. Vado già a zoomare un attimo, solleviamo. Come vedete è sollevato dalla scrivania e il peso che viene indicato è quello di 3 kg, cioè la lineetta del 2 e la lineetta del 3. Quindi è preciso, molto preciso, anzi forse più preciso di una bilancia digitale, questo non lo so. Comunque sono andato a provare anche prima con 2 kg, con 1 kg e segna tutto preciso. Ho fatto cadere la farina, che ce ne frega. Comunque la video recensione direi che finisce qua, vi dico soltanto che è un prodotto che l'ho trovato scontato e ho segnalato anche l'offerta, mi dispiace se non siete riusciti a trovarla, che non eravate ancora iscritti, quindi iscrivetevi ad Offertoni su Instagram, vi lascio il link del prodotto, del boga, non costa neanche tanto attualmente ed è un valido prodotto secondo me, ovviamente si deve andare a pescare e deve anche servire.